All'inizio della puntata dell'Isola dei Famosi di ieri sera, Alessia Marcuzzi ha chiesto scusa al pubblico e a Riccardo Fogli. Il riferimento, ovviamente, è stato al videomessaggio mandato in onda la scorsa settimana. La conduttrice si è collegata con l'Honduras per parlare con il cantante prima dell'inizio ufficiale della puntata. Fogli si è mostrato molto provato dall'accaduto e soprattutto dalla storia del presunto tradimento della moglie. Nonostante questo è riuscito a chiudere il collegamento con un sorriso, nonostante la sofferenza evidente che stava provando. Il videomessaggio di Fabrizio Corona per Riccardo Fogli. L'ex re dei paparazzi è intervenuto con un videomessaggio nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi nel quale ha raccontato della storia tra Karin Trentini e Giampaolo Celli che sarebbe durata ben 4 anni. Corona ha mostrato un tablet nel quale avrebbe custodito le prove del tradimento, ovviamente senza mostrarle. Il cantante ha reagito con grande forza d'animo, nonostante abbia ricevuto un duro colpo, ribadendo che si fida della moglie e non crede alle voci che parlano del tradimento. Riccardo Fogli ha detto che non ha paura di Corona, e lo sfida a duello, qualunque sia il campo di battaglia. Anche l'opinionista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, Alba Parietti, è rimasta colpita da quanto raccontato in quel video. In particolare per la volontà di far male, di calpestare i sentimenti del cantante senza alcuna remora. Si sono uniti al coro di protesta anche altri personaggi famosi come Belen Rodriguez e Cristiano Malgioglio. In settimana ci sono state tante novità anche nell'organica dell'Isola dei Famosi con alcuni autori che sarebbero stati allontanati perché quanto accaduto durante la puntata del 4 marzo è stato ritenuto eccessivo. Isola dei Famosi, le scuse di Alessia Marcuzzi. Nella puntata di ieri, come detto in precedenza, Alessia Marcuzzi, prima di lanciarsi nelle consuete dinamiche del programma, ha voluto chiedere scusa al pubblico e poi ha chiamato in disparte Riccardo Fogli per chiedergli scusa, prima che iniziasse ufficialmente la trasmissione. La conduttrice ha ammesso che con la messa in onda di quel video sono andati oltre. Il cantante, nonostante la cosa gli ha provocato dolore, ha accettato le scuse e prima di ritornare dagli altri naufraghi è riuscito anche a sorridere. Staremo a vedere se finalmente si può dire chiusa una pagina decisamente brutta per la televisione italiana.